Domani 25 maggio troverete me e queste magliette al Festival del Nerd, quindi vi aspetto in numerosi. PS, le magliette le troverete anche il 26, mentre io sarò solamente il 25, quindi se volete una foto, un autografo, qualsiasi cosa, il 25, ossia domani, vabbè. Passando invece alla challenge di oggi, ho deciso di mettere tutto il destino del video nelle mani di Bibi, ossia il nuovo brawler che ho sbloccato nello scorso video, anzi se non l'avete visto vi invito ad andarlo a vedere. In pratica faremo delle partite con il nuovo brawler e per ogni partita persa ci andremo a shoppare una skin. Quindi speriamo bene ed entriamo subito in partita. La prima partita ho deciso di farla su Raffa Gemme e la modalità di cui ho più paura è quella in ricercati, perché ragazzi, ricercati non è troppo forte. Le difficoltà di oggi sono che A, gioco con i random, B, gioco senza audio, C, sono obbligato ad utilizzare sempre questo brawler. Signori, è una mission impossible. Vate via, vai via! Vai via pure tu! Mamma mia, double kill! Double kill! Attenzione, la palla che ritorna e fa sempre più danno! Come l'ho preso? Non lo so neppure io! Gli avversari li aspetta! La mazzata che allontana gli avversari e c'è di nuovo la palla che gira così, girovaga! Altra kill per noi! Secondi, manca pochissimo, sono concentrato come il succo di pomodoro e abbiamo vinto questa prima partita. Ovviamente siamo il migliore perché ragazzi noi non ci facciamo mai mancare nulla e direi di andare nella prossima modalità. Andiamo in ordine, prossima modalità sarà sopravvivenza. Ragazzi, dobbiamo prendere il token, di conseguenza dobbiamo arrivare direi almeno terzi. E siccome c'è una skin in ballo, ragazzi, non giudicatemi se vado un pochettino a camperarmelo ogni tanto all'interno. Tu vai via. Vai via, grazie, così me lo prendo io. Ma che cosa tristissima. Questi qua me li prendo pure io. Vai via, ok, uno è morto. Vado anche con la mia palla che forse torna e gli fa ancora del danno. Non lo so, abbiamo già 5 power up, signori, che non sono pochi. Abbiamo un... niente, ho un po' paura di quel Carl. Il panino no, per favore. Se ci impegno... oh, lì ci sono altre due casse belle gratis. Due casse gratis non fanno mai male, signori. Io vado qui, così faccio tantissimi danni. Faccio tantissimi danni, tentano di farmi del male. Lo sapevo, io devo riprendermi un po' di vita. No, tutti quanti stanno contro di noi, scappiamo malissimo. Dai, lo spingo contro gli avversari, mi prendo anche io il power up, attenzione. 7 persone ancora in vita, dove sono? Non lo so. 10 power up, signori, 10 power up. Oh, attenzione, 11. Siamo già terzi, tentiamo di vincerla, signori. Tu vai via, mamma che botta, signori. Mamma mia, 12 power up. E chi siamo, ragazzi, ma chi siamo? Quel carro non ha troppe speranze, devo essere sincero. Addio, e addio pure con la mia final. 8 coppettine per noi e siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa. Quindi anche la seconda partita è andata, per fortuna. Andiamo adesso in Foot Brawl. Ovviamente ragazzi vi ricordo che gioco con i random, senza audio, con Bibi per forza in tutte le modalità. Quindi boh, lasciatelo questo like, dai. Tu vai via rosa, che no, non devi passare la palla, devi solo picchiarla malissimo. Attenzione a quel bruttissimo Mortis che adesso andrà con i suoi colpi, già lo sapevo. Vai via. Ok, Mortis dovrebbe essere morto appunto con il rimbalzo della nostra palla. È utilissimo in effetti il knockback. Signor Barril, dove va? Tento di far fuori i miei nemici. Oh, mamma mia, questi sono tanti danni perché rimbalza la palla. Uno c'è morto. Lì quella rosa si becca un bel po' di danni. Anche tu ci muori. Vai, mamma mia, ragazzi. Io vado di così, tipo. Qualcuno tento di prenderlo. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando, signori? Lasciatelo questo like. Ma mi sento invincibile, signori. Nerfatemi, sono io da nerfare, non Bibi. Ci manca l'ultima modalità, ricercati, quella di cui ho più timore. Buttiamoci subito dentro e speriamo bene. Ragazzi, qui mi devo impegnare.
Aia, questa mappa davvero non ci voleva, non l'avevo manco vista. Questa mappa con Bibi è davvero una zappa sui piedi, sanno tutti quanti i nostri avversari che sono tutti dalla lontananza. Questo Carl, mi avvicino, boom, devo proprio andare cattivissimo, signori, se non vado cattivissimo la rischio male, però la kill c'è. Spero vivamente, doppia kill, signori, non me lo sarei mai aspettato. Uno e due, si va con la kill. Ah, ok, il knockback non funziona con Carl mentre è nella fascia, sta roteando come un Beyblade. Come puscio malissimo, signori, come puscio malissimo, ragazzi, sono nell'angolino, ormai non hanno più vita, lui continua a buttarmi tutto quello che ha, 21 a 16, attenzione, 30 secondi, potrebbe anche ribaltarsi la situazione per i nostri avversari, sto straparlando, dovrei invece concentrarmi, cavolo. Stavolta sto un po' regalando kill ai nostri avversari, forse riesco a farlo questo, sì, sì, e di nuovo un'altra kill, doppia kill così alla fine, senza senso. Mamma mia, signori, mamma mia, signori, mamma mia, signori. Dai, dai, mi manca... Ah, mannaggia. Il migliore anche in questa modalità, ragazzi. Ho fatto l'unplan, davvero. Ovviamente questa è la schermata per gli scettici, che sono le 4 vittorie consecutive, perché dicono... Mucix, ma tu ci fai vedere solo quando vinci. In realtà non ci fai vedere quando perdi. No, niente, ho solo semplicemente davvero vinto tutte e 4 le modalità di fila, facendo sempre il migliore. E sono anche arrivato a 6300 coppe e mi sono sbloccato una nuova cassa, davvero. Apriamocela. Ovviamente troverò Bibi perché ho solo quella che mi rimane. Però signori, sono così contento che mi vado comunque a shoppare una skin per autopremiarmi della mia bravura. E siccome mi sto autopremiando, non sarà una skin casuale, ma me la scelgo, ossia una di quelle che volevo. E la skin in questione sarà proprio questa qui, ossia il Brock vacanziero. Perché ragazzi, guardatelo, lo squaletto è troppo swag. Ed è un sacco di tempo che volevo prendermela, però nelle challenge shoppavo sempre skin a caso. Invece questa volta, siccome è un premio, la scelgo io. 80 gemmettine, davvero ben spese, perché questa skin con lo squalo davvero se li mangia gli avversari. Anche se però, essendo totalmente sincero, preferisco ancora questa skin che c'è, cioè, tipo il dragone, ragazzi, cioè dragone contro squalo, di cosa stiamo parlando? Di conseguenza, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like anche per le nuove magliette, ragazzi, c'è, no, c'è avanti, ma soprattutto c'è il retro, che è ancora più figo a parer mio. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi ricordo che quasi tutti i giorni vado in live verso le 2:30 e faccio Fortnite o Brawl Stars. E noi quindi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao.